Ho pensato che iniziano finalmente a esserci dei segnali positivi, quindi c'è una continuità di positività rispetto all'anno scorso. E sicuramente siamo ancora, diciamo così, preoccupati in termini di valori di mercato che sono ancora piuttosto bassi, a parte le grandi città, le città d'arte, i capoluoghi di regione, che solitamente trascinano nel medio-breve periodo anche le città di provincia e i paesi, e siamo preoccupati perché poi questa non ripartenza dei valori di mercato è dettata, secondo il nostro punto di vista, da una politica fiscale che è ancora ancorata a una pressione eccessiva in termini di imposte, tasse e tributi. Quindi quello che noi con il governo tenteremo con il nuovo legislatore di riproporre è una riduzione reale della fiscalità e un riordino della stessa in tempi il più breve possibili. Ciascuno di noi non investirebbe mai in un qualche cosa se non avesse ben chiaro qual è il rendimento economico netto. E quindi avere una fiscalità ordinata e avere una pressione fiscale che consenta di affrontare questo investimento e che sia redditizio è determinante per la scelta poi di acquistare in questo caso l'immobile. Quindi assolutamente il tema reale è quello della fiscalità in termini sia di riduzione che di riordino e di una politica anche in termini di rigenerazione urbana che consenta di rendere attrattivo da parte dell'investitore l'acquisto di una proprietà anche architettonicamente gradevole e che gli consenta poi di essere affittata più facilmente. Col tema della disoccupazione all'11% e il problema appunto dei nuovi, dei giovani, dei ragazzi che un domani pensiamo possono più essere orientati alle locazioni piuttosto che all'acquisto della proprietà immobiliare, in quanto il lavoro è sempre meno stabile. I criteri di accesso al credito ad oggi sono ancorati appunto a un lavoro a tempo indeterminato. E quindi con la mobilità che sicuramente già contraddistingue oggi, ma contraddistinguerà probabilmente anche e soprattutto il futuro, riteniamo che il mercato delle locazioni sia il futuro mercato che sarà prioritario. E questo è il motivo per cui riteniamo che fiscalmente debba essere agevolato per consentire poi l'investitore appunto di acquistare l'immobile per affittarlo. I dati sono questi, sono negativi sia in termini di numero di compravendite che in termini di valori dei canoni, diciamo, di locazione commerciale, che di valori proprio di quotazione, no, dei negozi uffici capannoni. È così perché sicuramente da una parte la crisi economico-finanziaria che ha generato fallimenti di numerose imprese e quindi la crisi, diciamo, del commerciale in generale, economico-commerciale. Dall'altro perché c'è una fiscalità ancora meno chiara dell'ambito residenziale, sicuramente più pressante e pesante. Infatti quello che noi chiediamo è l'estensione della cedolare secca anche appunto ai contratti di locazione diversi dall'abitativo, quindi negozi, uffici e capannoni. Secondo noi questo potrebbe essere uno strumento fattivo, reale e anche semplicemente adottabile per far ripartire il mercato del terziario. Le nostre previsioni sono positive, speriamo che il numero delle compravendite salga ulteriormente e si avvicini verso le 600.000 compravendite e non come ad oggi siamo intorno alle 545.000. È chiaro che i primi mesi dell'anno non sono partiti come auspicavamo per una serie di motivi, il primo dei quali sicuramente sono state le elezioni politiche che da sempre ingenerano incertezza e una sorta di preoccupazione o di attenzione a ciò che accadrà, no, dopo le elezioni. Nello stesso tempo però riteniamo che appunto il nuovo governo, dai colloqui che abbiamo avuto in campagna preelettorale, tutti quanti hanno promesso di intervenire in maniera strutturale sulla fiscalità immobiliare. Quindi noi auspichiamo che il nuovo legislatore mantenga le promesse che ha posto a noi e alle altre 11 associazioni del comparto immobiliare, rappresentando circa 1.300.000 operatori, e nell'auspicare questo vedremo poi i risultati, speriamo nel breve medio periodo, perché poi è ciò che auspichiamo determini una ripartenza reale del comparto.